Di Grosseto deve fare a meno di Bruno e Pinardi, infortunati, e dello squalificato Giampà. Girardi, prima punta. Nell'Empoli, Campilongo schiera Antonazzo, incerto alla vigilia. Valdifiori va in panchina. Subito i padroni di casa in evidenza, cross di Ricchi, Girardi anticipa Angella, ma la palla esce. I toscani subiscono, la punizione di Troiano è smorzata, esce Bassi che non trova il pallone, Girardi la porta. La pressione della Modena è premiata, al 20° Catellani mette in mezzo Liscio di Coralli, Bassi è in ritardo, gol quasi casuale della punta del Modena che passa in vantaggio. Lo svarione di Coralli tradisce il portiere ospite. Subito dopo il Modena perde Bianco, infortunio muscolare, entra Cortellini che va in difesa, sale in mediana Tamburini. Al 28° su un lungo traversone Narciso tenta la presa ma perde il pallone. Mancosu dal limite colpisce Troiano, l'Empoli reclama il calcio di rigore per un fallo di mano. L'arbitro Peruzzo concede solo il corner. Al 41° Troiano a Catellani che di destro anticipa Musacci e di sinistro manda fuori di poco. Al 43° un rimpallo favorisce Eder, Narciso è costretto ad uscire dall'area con i piedi. Nella ripresa l'Empoli fa qualcosina in più ma non riesce a rendersi pericoloso, Eder manda fuori. Poi il lancio di Antonazzo è troppo profondo per il brasiliano. Alla 20° Luisi lancia in profondità Ricchi che va al cross, Catellani si inserisce tra i difensori, anticipa Bassi, è doppietta per l'attaccante in gran serata, ottimo il suo tempismo e la freddezza nella conclusione vincente. Campilongo manda in campo Pasquato che su punizione colpisce l'esterno del palo con Narciso immobile. Entra anche Valdifiori che al 38° alza una punizione di Pasquato, vola Narciso e respinge. Standing ovation al Braglia per Catellani sostituito da Napoli. La partita si chiude con un sinistro di Pasquato che finisce a lato. Vittoria meritata per il Modena grintoso.